Ciao a tutti raga, bentornati a un nuovo video. Oggi parliamo della top 10 dei campioni cosmici. Una classe veramente, veramente buona, perché ha visto anche ultimamente delle new entry davvero particolari, degne di nota e se usate bene in grado di fare dei danni a dir poco assurdi, raga, a dir poco. Allora, come sempre, adesso andremo ad affrontare bene la top 10. Prima lascio la parola a Teo, poi parlo io e ci rivediamo dopo per la mia top 10. Quindi innanzitutto la parola a te, Teo. Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video, qui con Shark. Oggi tocca alla top 10 dei campioni cosmici. Classe molto interessante, a cui sono particolarmente affezionato, come potrete vedere già dal mio personaggio top. Comunque, non tiriamo per le lunghe, andiamo a filtrare i campioni cosmici e vediamo un po'. Allora, posizione numero 10, io ci metto il buon Spider-Man simbionte. Allora, campione semplice, ma efficace, che tra l'altro adesso sembrerebbe, da dei comunicati kabam, sia stato anche quasi silentemente buffato, poiché la sua evasione è praticamente diventata passiva e quindi non è più riducibile, non è più annullabile con le riduzioni abilità, eccetera eccetera. Il che lo rende sicuramente ancora un miglior difensore. Spider-Man simbionte ha un buon danno, sicuramente si basa molto sui colpi critici, quindi ha un'ottima chance di fare colpi critici e infliggere debolezza sempre con i colpi critici, che riduce l'attacco dell'avversario. Gli attacchi pesanti squarciano l'armatura e l'attacco speciale 2 ha il 100% di essere critico, quindi se lo avete bello steccato fa davvero dei bei danni. La cosa interessante di Spider-Man simbionte, ad esempio rispetto a Spider-Man classico, per quanto riguarda usarlo in attacco, è che evade solamente dopo aver effettuato un attacco speciale, quindi finché non usate speciali non avete quell'evasione fastidiosa che vi impedisce, diciamo, il controllo. Dall'altro canto, in difesa sicuramente inferiore a Spider-Man classico, poiché appunto i vostri avversari possono controllarlo sapendo che lui non evadrà a meno che non abbia fatto speciali. Comunque un campione che per picchiare funziona e messo in difesa sui nodi giusti funziona altrettanto, quindi assolutamente un campione onesto. Posizione numero 9 per il buon vecchio Thor. Campione che è passato un po' in sordina, visti i nuovi cosmici usciti e anche dovuto al fatto che, come il discorso vale un po' come per Scarlet, non è stato portato in versione 5 stelle, ma rimane come 4 stelle un ottimo eroe per danno, per fare loop di stordimento, in quanto ha le speciali che hanno una altissima probabilità di causare stordimento, e piazza anche degli squarci armatura con i quali aumenta notevolmente il danno inflitto. In sostanza è un campione semplicissimo che non fa altro che picchiare e stordire. Come 4S per le progressioni più iniziali è sicuramente un ottimo eroe da tenere in considerazione. Posizione numero 8 per Capitan Marvel. Io lo ho 5 stelle singola. Capitan Marvel è un eroe, anche questo molto semplice, si basa sul danno che viene continuamente aumentato sulla base dell'accumulo delle barre potere quando è sveglia. È, come tutte le Miss Marvel, immune a veleno, altro benefit, e gli attacchi speciali infliggono danno puro e si mette delle furie da sola picchiando, quindi in sostanza non fa nient'altro anche lei che picchiare, essere immune a veleno, e se la volete usare al meglio da doppia sarebbe meglio non scaricare le speciali, ma diciamo continuare a menare con le barre di potere piene in modo da aumentare notevolmente l'attacco. Campione efficace, ottimo per i suicidi, appunto per l'immunità a veleno che le aumenta ulteriormente l'attacco. Ovviamente non è un personaggio da utilità, ma se avete bisogno di qualcuno che picchi sempre forte contro tutti senza troppe distinzioni, Capitan Marvel è sicuramente una scelta adatta.
Posizione numero 7 per Drax. Drax io l'ho avuto a rango 5 per un po', poi l'ho derangato a favore di un altro personaggio che non vi spoilerò, perché arriverà dopo. Anche questo, la classe cosmica è abbastanza piena di eroi che menano forte dalle utilità discutibili, ma sicuramente dei gran picchiatori. Drax è un altro di questi, aggiunge ad altri picchiatori che abbiamo già visto il sanguinamento, poiché ha le chance di lacerare gli avversari causando sanguinamento, si prende delle furie picchiando e facendo gli attacchi speciali, l'attacco speciale 3 ha 100% di causare sanguinamento, e con l'abilità chiave, quando è sbloccato, aumenta ulteriormente l'attacco con le furie che prende. Quindi altro campione che picchia fortissimo se non fa nient'altro, con chi non è immune ha il vantaggio di applicare anche un discreto, anzi direi più che buon sanguinamento, che aiuta sicuramente unito al danno base, aiuta sicuramente a tirar giù gli avversari in maniera più veloce. Ottimo PG, diciamo che è una versione di Thor che non stordisce ma fa sanguinare, vedetelo così. Posizione numero 6 e 5, devo fare una parentesi senza purtroppo farvi vedere nulla, perché alla posizione 6 e 5 io ci metto rispettivamente Proxima Midnight, o Proxima Medianox come l'hanno chiamata in italiano, e Corvus Glaive. Allora, sono due campioni diciamo opposti. Proxima è un campione che dà il meglio di sé negli scontri lunghi, poiché ha un sistema di ramp, deve essere rampata facendo queste missioni che sono ad esempio parare, intercettare un attacco, fare una special 1, fare un attacco pesante, e diciamo una volta completate e raggiunte tutte e cinque le missioni avete il massimo del danno e avete un enorme quantità di danno soprattutto sulle speciali. Invece Corvus Glaive è diciamo l'altra faccia della medaglia, ovvero è un campione, un eroe progettato per gli scontri brevi, poiché ha questa chance di critico garantito per i primi 20 secondi, 20 o 25, adesso non ricordo, mi pare 20 secondi dello scontro, ovvero voi iniziate lo scontro con Corvus Glaive e avete 20 secondi in cui tutti i colpi che fate sono critici. Quindi potete immaginare che in scontri come War, AQ, dove magari avete un Corvus Glaive rango 4-5 stelle, potete massimizzare il danno nei primi istanti del game e chiudere gli scontri veramente in maniera molto, molto veloce. D'altro canto, per gli scontri lunghi diventa poco utile, perché scaduti questi 20 secondi in cui avete il critico garantito, ci vuole un altro tempo, adesso non ricordo esattamente quanto, affinché vi venga riabilitato il critico e quindi non farete più critici fino allo scadere di questo timer. Quindi diciamo sono due campioni che picchiano molto forte entrambi, ma che andrebbero utilizzati per contesti diciamo opposti. Purtroppo non ve li posso far vedere, quindi non vi posso spiegare nel dettaglio bene l'abilità, ma vabbè, basta che ve li andate a leggere con questa infarinatura, capirete di cosa sto parlando. Entriamo nella sezione alta della classifica, ovvero a posizione numero 4 ci metto un eroe che io adoro, ovvero Angela. Angela, come appunto la maggior parte dei cosmici, è un altro personaggio da danno puro che ha la grandissima utilità, il grandissimo vantaggio di essere utilissima da singola, ovvero ha una delle abilità chiave più inutili di tutto il gioco, ovvero che viene ridotta la probabilità che l'avversario neutralizzi dei suoi danni, cosa che non succede praticamente mai. Quindi voi prendete Angela così come la trovate, è pronta per essere utilizzata e la capacità di danno che ha è identica da singola o da doppia. È un personaggio che per picchiare per forte deve solo picchiare, ci sono delle rotazioni da utilizzare, la migliore che ho sperimentato io sulla mia pelle, potete provare, è quella di spammare la speciale 1 appena prima di avere pronta la speciale 2, ovvero ogni volta che voi superate delle soglie con le barre potere, Angela fa qualcosa, attiva dei buff, furia, dei buff armatura. Il massimo del danno lo ottenete facendo la speciale 1
appena prima che arrivi la speciale 2, così dopo che avete risuperato subito una barra di potere, avete tre furie. Con queste tre furie picchiate davvero forte. Se fate un parry e un attacco pesante, vedete dei critici davvero enormi. Angela ha una capacità di danno critico fin da subito, fin da due furie, poi con tre sicuramente di più, davvero davvero incredibile. Io ho visto un mio compagno di Ally, un mio amico, a Angela 6 stelle e veramente arriva a tirare 7000-8000 di attacchi medi con tre furie, proprio in scioltezza. Inoltre Angela ha questa cosa carina che è una leggera rigenerazione più o meno costante a mano che scendete di vita, e questo la rende assolutamente super adatta per i domini suicidi, poiché continuando costantemente a perdere vita da veleno e da sangue dei suicidi continuate a rigenerare. Non è tanto, ma compensate gran parte del danno dei suicidi e ottenete un immenso aumento di attacco. Quindi se avete come campione top, ad esempio per fare labirinto, un'Angela 5 stelle o 6 stelle, considerate davvero la possibilità dei suicidi. Campione semplicissimo, super efficace. Io la mia 4 stelle rango 5 l'ho anche 5 stelle, ma trovata tardi, l'ho usata davvero per tantissimo, per tantissimi eventi, per atto 5 contro Ultron, e davvero mi ha sempre dato enormi soddisfazioni. Podio, e nel podio qui in terza posizione ci metto la mia Lady, la mia campionessa top, colei che mi sta portando piano piano al tanto agoniato 100% di Labirinto delle Leggende, ovvero Ela. Allora, Ela è molto simile ad Angela come tipologia di eroe. Campione che picchia fortissimo contro tutti, che non si basa su debuff, quindi non gliene frega niente che si trovi davanti immuni, non immuni, non gli interessa, lei picchia forte sempre. Ha un sistema particolare, va imparata ad usare, poiché si basa tutto sull'accumulare delle furie. Le furie si accumulano in due modi, o con la speciale 1 che ve ne dà una garantita, o caricando l'attacco pesante. Tenendolo premuto, più caricate, più furie prendete. Queste furie hanno una durata che viene sostenuto da queste cariche spirito. Le cariche spirito si accumulano colpendo l'avversario con le lame di Ela, ovvero con le special e gli attacchi medi. Quindi quello che dovete fare è, in linea teorica, poi ci sono varie modalità per usarla, è alzare il più possibile la quantità di spiriti e poi iniziare ad accumulare le furie con l'attacco speciale 1 e gli attacchi pesanti, in modo che queste furie vengano sostenute dagli spiriti. E vi garantisco che la mia R5, perché è R5 5 stelle, ho fatto dei video con 10-12 furie in cui arrivi a tirare 20.000 di attacchi medi, 30.000 di speciali, cioè fa dei danni veramente pazzeschi. Inoltre ha la capacità con la speciale 3 di infliggere un danno extra, quindi che non conta come danno fisico, in percentuale sulla vita che è stata tolta fino a quel momento all'avversario. E questo danno aumenta in base alle furie fino a un massimo di 5. Questo vuol dire che, ad esempio, il Labirinto delle Leggende, dove gli avversari hanno da 1 a 3 milioni di vita, se voi sotto il 45% della vita dell'avversario cominciate a spammare la speciale 3 con 5 furie, vi manderei degli screenshot per farveli vedere, ma io ho fatto delle speciali 3 con Ela da 250.000 di danno, che evade anche il cap di Labirinto a 50.000, non essendo danno fisico da una sola fonte. Quindi è un personaggio super adatto per Labirinto, per contenuti in cui dovete picchiare forte con avversari con tanta vita. In più ha delle sinergie ottime con Hulk, con Thor Ragnarok, non parlerò adesso delle sinergie perché si aprirebbe un'altra questione lunghissima, ma andatevela a vedere. E ha un'abilità chiave comunque da non sottovalutare, che le consente di diventare indistruttibile quando invece morirebbe, per un tot di secondi, e iniziare lo scontro con un tot di anime in più per ogni altro personaggio del team che avete KO. Io mi sto trovando da Dio, non ha utilità come personaggio, ma picchia davvero come pochi altri, è molto divertente da usare. Ah, mi sono dimenticato di dire che la speciale 2 causa uno squarcio armatura tanto più forte quante sono le furie che avete, quindi il massimo del danno lo avrete dopo aver fatto le speciali 2
e continuando a picchiare con le furie alte. Vedrete che i danni schizzano vertiginosamente. Non sottovalutate questo campione, non se ne è parlato molto, è passato un po' in sordina al di sotto dei due top cosmici che anch'io ho messo come prima e seconda posizione perché è abbastanza ovvio, ma vi garantisco che subito dopo secondo me c'è lei, assolutamente senza dubbi. Parliamo quindi della seconda posizione, io ci metto un campione che Kavam mi ha dato la gioia di avere solo 3 stelle, super tardissimo tra l'altro, che è Hyperion. Hyperion probabilmente lo conoscerete tutti, è un concentrato di danno e crescita potere, è un campione immune a veleno, ha questa capacità di rampare le furie con gli attacchi pesanti che aumentano notevolmente il suo attacco, l'attacco speciale 1 incenerisce e parecchio, l'attacco speciale 2 ha la capacità di stordire e squarcia armatura, l'attacco speciale 3 ottiene 3 cariche cosmiche e se ha 3 cariche cosmiche guadagna un buff di sovraccarico e fa dei bei danni, vi garantisco che fa dei bei danni. Le cariche cosmiche servono a aumentare passivamente la resistenza fisica e anche a attivare una sorta di rigenerazione. Hyperion è un campione utilissimo per diciamo contenuti dove l'avversario ha molta vita, dove dovete chiudere in fretta perché rampando le furie e continuando a crescere il potere potete spammare le special a manetta, e con l'abilità chiave le furie su di esso durano di più, quindi se le caricate con gli attacchi pesanti avete più tempo per sfruttare il massimo del danno. È davvero un personaggio molto semplice da usare che però dà grossissime soddisfazioni per i danni che fa in pochissimo tempo e per la capacità di ritrovarvi a poter usare le speciali in un attimo senza neanche dover toccare gli avversari. Per adesso rimane sicuramente nella top dei campioni cosmici ed è una scelta per moltissimi, anche per l'immunità a veleno. Primo posto c'è lei, la regina, probabilmente incontrastata dei cosmici, delle guerre, in quanto anche difensore terrificante, Medusa. Medusa ha molteplici utilità, nonché un'elevatissima capacità di danno. L'abilità chiave la discutiamo un attimo dopo. Anche lei immune a veleno, come tanti cosmici. È un campione che si basa molto sul squarciare le armature avversarie, mette questi squarci armatura che una volta arrivati a 5 o 6 adesso non ricordo bene si convertono in armature in frantumi. Armature in frantumi porta notevoli vantaggi poiché con armature in frantumi l'avversario, se può sanguinare, inizia a sanguinare con i nostri attacchi. Con armature in frantumi, se questo avversario è un robot, viene praticamente devastato, in quanto Medusa ha la capacità di ridurre i sistemi interni dei robot, riducendo la precisione abilità, la crescita potere, quindi i robot, una volta che sono in squarcia armatura, non fanno più nulla. Potete accumulare queste grandi quantità di sanguinamento. La speciale 2 fa veramente tantissimi danni e stordisce l'avversario se non è attiva armatura in frantumi. L'attacco speciale 3 attiva immediatamente armatura in frantumi per 35 secondi e quindi vi garantisce un sacco di tempo per un sacco di danni. L'abilità chiave è ciò che rende Medusa devastante anche in difesa, poiché attiva questa ciocche viventi che con l'abilità chiave Medusa inizia a accumulare delle furie nel tempo, ogni tot accumula una furia, quando arriva a 3 furie entra in questa modalità ciocche viventi che in sostanza le conferisce la capacità di attivare un blocco automatico con i capelli impedendo l'attacco avversario, e attiva anche parry, attiva anche parata se avete il dominio parata attivo. Quindi ormai sapete benissimo, meglio di me, che affrontando Medusa in war, quando ha questa abilità ciocche viventi attiva dovete aspettare che scada, perché se l'attaccate vi stordisce, vi contrattacca e vi disintegra. Quindi il fatto che sia immune a veleno, che abbia una capacità di danno esagerata anche con la sinergia reale Karnak, Black Bolt eccetera, abbia l'abilità di squarciare armature, quindi Pantere, Civil War, Sentinelle,
tutti quelli che si buffano armatura manetta li disintegrate, disintegra i robot. Se fate Medusa con, se fate l'Ultron finale di atto 5 con Medusa e gli fate una speciale 3, diventa un personaggio che non vi sembra neanche di affrontare un boss di atto 5. L'autoblocco in difesa la rende un boss difficilissimo da tirare giù. Che dire, per tutto questo Medusa sicuramente si merita al primo posto dei cosmici. Vedremo in futuro se tireranno fuori altri cosmici in grado di spodestarla, ma per ora sicuramente rimane la scelta top. Anche se, come già abbiamo visto in altre posizioni, la classe cosmica comunque ha parecchi eroi molto validi, soprattutto dal punto di vista dei picchiatori puri. Bene, vi ringrazio per essere stati con noi in questa nuova top 10. La prossima sarà l'ultima prima del riassuntone finale multiclasse e verterà i campioni tecnici. Quindi ripasso la linea Shark, vi saluto, una buona serata a tutti e arrivederci sul canale. Ed eccoci qui di ritorno, raga. Allora, adesso avete sentito la top 10 di Teo, adesso vi introduco la mia top 10. Allora, come si diceva prima, classe cosmica, classe che è veramente, veramente valida. Ha avuto delle new entry davvero interessanti, tra cui, attenzione, io non ho in versione nemmeno 3 stelle Proxima Midnight. Ma ne parleremo lo stesso in questa classifica, perché comunque so benissimo cosa fa e quindi diciamo che merita decisamente un posto in questa classifica qui. Quindi adesso innanzitutto partiamo dalla decima posizione e andiamo a salire come sempre, vediamo la classifica secondo me dei cosmici. Allora, partiamo subito dalla decima posizione. Chi troviamo in decima posizione? Allora, troviamo Drax, raga. Perché Drax? Perché comunque sia, ok, singolo va già bene, fa sanguinare in maniera più che buona, doppio aumenta anche le furie e quindi fa ancora più danni, però, attenzione, tra i cosmici non è di certo quello con le maggiori caratteristiche o le migliori abilità. Sicuramente un bel Drax doppio sa dire la sua in termini di danni, sicuramente, però diciamo non si va molto oltre la decima posizione, quindi va benissimo per attacco, ovviamente raga, per difesa War, Drax no. È troppo facile da evitare, si riesce a capire benissimo quando farà le speciali e quindi assolutamente pessimo difensore. Proseguiamo a questo punto con la nona posizione, andiamo a vedere chi troviamo in nona posizione. In nona posizione, raga, troviamo Fenice. Perché in nona posizione? Perché, allora, non tutti la sanno usare correttamente, bisogna prenderci bene la mano. Certo che, allora, se è doppia, chiaramente usata bene e con le giuste tecniche riesce a fare dei gran danni, ma soprattutto quando sta per morire rigenera, se avete fatto le cose correttamente, veramente tanta vita, ma veramente tanta, quindi se la sapete usare bene è ottima. La tengo in nona posizione solo perché come difensore è un disastro in War, assolutamente no. E come attaccante bisogna saperla usare bene, se usata correttamente comunque sa decisamente dire la sua, sicuramente molto buona anche Fenice. Adesso saliamo alla ottava posizione. Chi troviamo in ottava posizione? Allora raga, troviamo sicuramente Angela. Perché Angela in ottava posizione? Perché comunque raga, allora fa degli ottimi danni, questo sì, ma bisogna considerare la classifica a livelli di 5 stelle. Allora un Angela 5 stelle rango 4 tira delle botte da spavento. Se ce l'avete 4 stelle maxata rango 5, diciamo sì, funziona, fa bei danni, però ci sono dei cosmici che paragonati a lei nel, come danno puro nel tempo riescono a fare molto di più. Oltretutto in difesa War anche qui siamo sul disastro assoluto, assolutamente non mettete Angela in difesa War che è di una facilità assoluta da farle scaricare la speciale 1, la evitate sempre e ve la buttano giù subito. Quindi Angela buona per questa cosa qui, allora in parte fa dei buoni danni, è semplicissima da usare, veramente molto semplice, più menate più fa danni, punto e basta, no non è così semplice, comunque diciamo è semplice il meccanismo. Io ho fatto anche un video su come usare Angela, andatevelo a vedere se lo cercate, lo trovate subito. E comunque sia, diciamo, non è per niente complessa come personaggio, diciamo semplice nel senso anche per chi ha appena iniziato lo impari al volo ad usarla e i tuoi gran danni riesci a fargli lo stesso. Quindi ottava posizione guadagnata di diritto. Passiamo adesso raga alla settima posizione, ma in settima posizione io vorrei fare una, per aprire e chiudere una piccola parentesi con un personaggio estremamente sottovalutato a causa del suo veramente marginale ruolo, perché è di nicchia e oltretutto va svegliato assolutamente, perché allora singolo è un fermaporta, fa schifo, è un disastro. Doppio, io voglio aprire una parentesi, lo metto diciamo fuori classifica, ma
si sarebbe guadagnato la settima posizione se avesse avuto un uso più, diciamo, variegato, non così di nicchia. Però una settima posizione, diciamo, d'onore se la meriterebbe Ronan doppio. Perché? Perché comunque lui, in base ai buff che ci sono sul nemico, aumenta i suoi danni e la durata dello stordimento. Cosa significa? Significa che se ci sono dei nemici che hanno tanti buff, facciamo un esempio, Groot, quando gli entra Io sono Groot, accumula un sacco di buff. Ronan riesce a fare dei danni assurdi, ma soprattutto se spara una speciale lo stordisce talmente a lungo che è perfettamente in grado di guadagnare tutto il tempo che serve ad arrivare ad un'altra speciale e continuare a stordire, un'altra speciale e continuare a stordire. Va giù in un attimo. Quindi è un ruolo di nicchia, sicuramente, ma comunque sia, quando è di nicchia, Ronan doppio sa dire la sua tirando delle botte da spavento e stordendo veramente di brutto. Detto questo, questa era, diciamo, una settima posizione come menzione d'onore. Adesso andiamo a vederci invece la reale settima posizione. Allora, la reale settima posizione, raga, se la merita Re Groot. Re Groot a patto che doppio. Allora, perché? Perché Re Groot comunque, anche lì, tanti lo guardano e dicono ma, oddio, ha un attacco bassissimo, non mi piace. Momento, ora, prima di tutto la salute più grande di tutto il gioco. E cominciamo ad avere un personaggio che può essere molto fastidioso anche in difesa. Perché? Perché se è doppio, raga, lui alterna furie a rigenerazioni. Quindi, occhio. Oltretutto può, diciamo, purificarsi i debuff di dosso, quindi veramente comodissimo. Ma soprattutto con un giusto numero di furie, questo comincia a picchiare come un camion, raga. Cioè, non sembra a vederlo all'inizio. È un personaggio di quelli che durante lo scontro bisogna di farsi le cose con calma. Ma comunque, come difensore su dei nodi di rigenerazione, è un disastro. Perché comunque continua a rigenerare e di brutto, e per di più è anche immune a sanguinamento. Ma altra cosa comoda, se ve lo portate in attacco, ok, non farà danni top, ma raga, questo continua a rigenerare, cioè siamo a livelli di un Wolverine cosmico, nel senso, comunque sia, vi va avanti tanto, ma tanto in AQ, se lo usate bene non morite con Re Groot. Quindi di suo la settima posizione per queste sue abilità se la merita decisamente tutta. Adesso invece andiamo a vederci la sesta posizione. In sesta posizione, raga, troviamo qualcuno che, allora, esiste al momento solo come 4 stelle al massimo. E parliamo di Thor. Allora, perché lo metto in sesta posizione? Proprio per questo motivo qui. Allora, se esistesse in versione 5 stelle, raga, Thor farebbe dei danni mostruosi. Perché chi ce l'ha 4 stelle maxato a rango 5 sa di cosa sto parlando. Fa tantissimi, tantissimi danni. Certo, anche lì, in difesa war è buono? No. Si fa scaricare la speciale 1... È molto facile anche schivare la speciale 2, quindi Thor in difesa, War proprio no. Ma in attacco, raga, con squarci armatura e anche un bel po' di danni comunque che fai, lo stordimento, è tanta roba, veramente. Certo, ripeto, sesta posizione perché esiste solo come 4 stelle. Se esistesse 5 stelle si classificherebbe molto, molto più in alto. Quindi ricordatevi comunque che come 4 stelle è uno dei pochi che merita ancora rango 5. Adesso andiamo a vederci la quinta posizione. Allora, attenzione, adesso le cose cominciano a farsi pesanti, nel senso, è difficile. Perché? Perché qui parliamo delle prime 5 posizioni e sono tutti 5 degli ottimi, ottimi cosmici. Allora, partiamo dalla quinta posizione inserendo qualcuno che ha una meccanica d'uso alquanto complessa. Comunque, è complessa, ma se usata bene, nei modi corretti, e mettendo bene le carte in tavola, seguendo, diciamo, le missioni da affrontare per portare al massimo il potenziale del danno, riesce a fare dei danni spaventosi. Anzi, aprendo questa parentesi, i danni più alti di tutto il game al momento. E di chi parliamo? Parliamo di Proxima Midnight, ragazzi. Allora, io non ce l'ho, non ve la posso far vedere come caratteristiche, eccetera, ma attenzione, riesce a fare 400.000 di danno di speciale 2, 400.000. Cioè, è una cosa spaventosa, a patto che chiaramente l'abbiate risvegliata e abbiate seguito tutte le procedure giuste per aumentare il danno. Se andate tanto indietro sul mio canale Telegram, trovate, basta cercare in alto nella lente di ingrandimento, fate la ricerca scrivendo Proxima Midnight, troverete una breve descrizione che avevo fatto all'epoca di come mai riesce a fare tutti quei danni. Come difensore, diciamo, se non si sa ancora bene affrontarla, se non si è preso la mano con le sue mosse, quindi prese le distanze per schivare, eccetera, può essere ancora molto fastidiosa. Ma come attaccante,
per scontri lunghi, quindi parliamo di reame, labirinto, eccetera, è una scelta veramente, veramente ottima. Oltretutto ha anche una sinergia, diciamo, tra lei e Gamma Corvi, adesso ne parleremo. Sempre utilissima anche quella, insomma, vanno portati insieme in team. Comunque, questa era la quinta posizione, anche se non ce l'ho, sicuramente la quinta posizione dei cosmici la merita. Adesso andiamo a parlare della quarta posizione, qui raga cominciamo veramente a puntare in alto. In quarta posizione, allora, in quarta posizione sicuramente chi si può mettere? Allora, qui adesso i cosmici, detto in parole povere, picchiano forte, ok? Allora adesso andremo a vedere non tanto l'utilità come difensore war, che per carità uno di questi due, anzi sì, si distinguono veramente per essere molto fastidiosi, ma andremo a vedere la capacità che ha di fare veramente danni, tanti danni, e soprattutto la semplicità d'uso, perché un buon PG, oltre ad essere, diciamo, potente, deve essere fruibile da tutti, secondo me, non solo dai top player che sanno usarlo fino nei minimi dettagli, deve essere fruibile da tutti, quindi dire, oddio, ho aperto un cosmico potentissimo, adesso spacco il mondo ed è anche facile da usare. Allora, partiamo dalla quarta posizione. Allora, dalla quarta posizione che cosa troviamo? Troviamo, allora, semplicemente, ve lo dico subito, tutto per un discorso particolare. Dipende dal danno che fa e da cosa riesce a fare in difesa war. Io lì ci metto in quarta posizione Hela. Perché? Perché allora in attacco è ottima, raga. Cioè veramente, provate a chiedere a Teo, che ce l'ha rango altissimo, veramente 5 stelle. Spacca tantissimo, fa dei danni spaventosi con le furie. Ecco, questo è uno dei personaggi che in assoluto picchiano più forte in tutto il game. Il problema è che non se la cava altrettanto bene come difensore war. Ma, ripeto, in attacco fa spavento, oltretutto è anche semplice perché, raga, andate di speciale 1 a raffica, aumentano i danni e spacca tutto. Hela veramente, se volete un personaggio da danno puro, uno dei migliori del game in assoluto. Adesso parliamo della terza posizione, qui si punta veramente in alto. Allora, terza posizione abbiamo, allora io ci metto sicuramente Gamma Corvi, raga, perché? Allora, Gamma Corvi anche lì. In difesa sì, molto buono, se la gente non lo sa affrontare. Se ha capito il trucchetto, ma ne parleremo in futuro in altri video, se no ci mettiamo mezz'ora in più qui. Se ha capito il trucchetto su come affrontarlo, va giù molto facilmente. Quindi non è un buon difensore war, purtroppo, ma questo si parla di gente pro che lo sa affrontare. Mentre invece come danno, anche lui fa dei danni smisurati, ma attenzione, all'inizio dello scontro, poi deve ricaricare questi danni. E perde la possibilità di fare critici, quindi attenzione, ottimi danni per chiudere in fretta lo scontro, se non chiude abbastanza in fretta i danni scendono di brutto. Ottimo quindi personaggio per cosa? Corsa alla leggenda, comunque al titolo di leggenda fate tanti danni tanto in fretta, oppure a Q e War, tanto in 20 colpi bene o male buttate giù qualunque cosa. Detto questo, ripeto, difensore buono se non si sa affrontare, se si sa come buttarlo giù va relativamente giù in fretta. E adesso, raga, passiamo alle prime due posizioni. Se state attenti a quello che ho detto qui, se avete visto bene, diciamo, quello di cui sto parlando, avrete visto che i due, più o meno avete intuito chi c'è nei primi due posti. Allora, perché e come mai primo e secondo? Poi devo farvi una piccola parentesi invece, perché ci sarebbe qualcuno che di diritto gli spetta la prima posizione come danni, ma c'è un ma. Allora, Seconda posizione, raga, io ci metto Medusa. Medusa perché? Allora, sì, attenzione, occhio. Questa è un boss war terribile, nel senso, se non la sapete affrontare, se lei riesce a mettere comunque le furie arrivando a 3 ed entra autoblocco, praticamente se la toccate, diciamo che sono dolori. Se non sapete come affrontarla o non potete neutralizzare le furie, come boss war è un mezzo incubo. Mentre invece chi sa affrontarla o chi sa neutralizzare le furie, che ha i personaggi giusti, la butta giù abbastanza in fretta. In attacco però è ottima contro i robot, quindi ottima veramente in AQ contro le sentinelle, ad esempio, anche in war se vi trovate qualche percorso con Ultron, eccetera. Contro i robot quindi è perfetta, fa potenti squarci armatura, usata bene fa anche un sanguinamento davvero davvero notevole, quindi buonissima, veramente buonissima, ma comunque ancora non degna della prima posizione. Adesso andiamo a vedere chi c'è in prima posizione, ma ormai raga l'avrete capito. E poi ripeto, sorpresona, qualcuno che avrebbe spodestato tutti. Allora, in prima posizione io ci metto Hyperion.
E vabbè, raga, Hyperion è Hyperion. Cioè, allora, doppio per forza, perché devono durargli di più i buff. Ma se lo usate bene, soprattutto 5 stelle rango 4, fa dei danni mostruosi. E dalla sua al fatto che comunque è immune dal avvelenamento, al fatto che comunque sia può montare furie e quindi fare dei danni bestiali, di speciale 2 infligge anche un potente stordimento. Insomma, avete tutto, una forte crescita potere, c'è tutto quello che è giusto per essere sia ottimo per l'attacco, veramente dei danni enormi, può perfino rigenerare, usato bene, e anche un difensore war non da poco. Comunque, se non sanno sfruttare, diciamo, personaggi giusti per abbattere la crescita potere di Hyperion, se uno va con i personaggi sbagliati, si beccherà tante di quelle speciali 3 da venire massacrato di botte. Perciò, ottimo anche, ottimo, diciamo, molto buono come difensore, ma come danni e come versatilità, veramente, veramente pratico. Quindi sicuramente, secondo me, si merita la prima posizione. Però, raga, adesso c'è un ma. Vi dico chi in realtà sarebbe stato in prima posizione tra i cosmici, secondo me. Adesso vi spiego anche perché. Avete presente l'enorme delusione che c'è stata quando hanno fatto Sentry e Void, in cui Void era fantastico e Sentry era un disastro? Ok, stessa cosa. Vi ricordate all'epoca, vediamo se ci arrivate, vi lascio qualche secondo per pensarci, qual è stato uno dei personaggi che in assoluto ha deluso più di tutto i vari fan? Tutti lo aspettavamo, me compreso, eh? Non vedevamo l'ora che arrivasse in game. L'abbiamo ottenuto e faceva pietà. Colpiva peggio degli spaghetti bagnati. Fa schifo. Ma perché fa schifo? Perché prima della sua uscita era talmente un mostro che l'hanno depotenziato, purtroppo depotenziato troppo, e quindi è diventato uno dei peggiori personaggi del gioco. Vediamo se ci avete, diciamo, riflettuto abbastanza, se avete capito di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di Carnage, raga. Di Carnage. Perché? Adesso vi spiego bene perché. Allora, Carnage, ripeto, fa schifo al momento nel gioco. Che sia doppio svegliato alto, non importa, fa veramente schifo. Ma prima dell'uscita loro l'avevano settato in modo tale che un 4 stelle di Carnage rango 5 abbatteva Soldato d'Inverno del Reame in 80 colpi. Andava giù come niente, aveva un sanguinamento spaventoso e dei danni assurdi, critici. Perciò, questo è stato prima del fatto che l'hanno depotenziato, quindi l'hanno nerfato. Adesso però, se sono già insistenti da mesi, come è stato per Hulk Rosso e Luke Cage, voci di corridoio in cui ormai è praticamente certo il fatto, e ripeto, praticamente, non al 100%, certo il fatto che devono potenziare Carnage. E lo potenzieranno anche abbastanza, stanno tuttora pensando come potenziarlo per non renderlo un mostro esagerato. Ma se fosse uscito come era quella volta, sicuramente era il cosmico che faceva più danni in assoluto e si meritava la prima posizione. Perciò, se avete pescato Carnage 4 o meglio ancora 5 stelle, non disperate. Avete tra le mani un personaggio fantastico che a breve verrà risistemato come Luke Cage e Hulk Rosso e credetemi, ne varrà davvero la pena. Quindi non disperate e soprattutto non vendetelo. Tenetelo lì, è veramente comodo. Aspettate e vedrete la differenza. E quindi con questo, raga, con questo fuori programma della prima posizione, abbiamo proprio visto tutta la classifica, anche secondo me, dei cosmici. Adesso, come sempre, avete sentito sia il mio parere, sia quello di Teo, sulla top 10 dei cosmici. Prossimo video, top 10 dei tecnici, così abbiamo finito tutte le classifiche, diciamo, divise per classe. Dopo la top 10 dei tecnici faremo un video speciale con la top 10 multiclasse, quindi i 10 eroi più forti del game in assoluto. E lì sarà veramente interessante chi salterà fuori, chi si classificherà dove e perché. E adesso, come al solito, raga, passiamo ai saluti finali. Quindi, cosa trovate qui nella descrizione del video? Trovate, come sempre, il link al mio canale Telegram, dove posto tutto, Cutoff Arena, news dall'America, tabelle, avvisi, consigli, scadenze, video nuovi, eccetera, eccetera. Trovate il mio contatto diretto Telegram, dove potete scrivermi per chiedermi, che so, consigli, dubbi vostri, video specifici, aiuti per certe zone del game, guide che ho scritto in PDF, oppure potete mandarmi anche i vostri bug, le vostre aperture epiche, eccetera, perché, ripeto, a breve riapriamo l'angolo dei player. Ma è stato un mese intensissimo, ed ero veramente pieno di video da fare e quindi era impossibile inserire anche i vostri contributi. Perciò, insieme a queste cose qui, naturalmente potete mandarmi qualunque tipo di richiesta inerente al game, vi risponderò sempre entro un giorno, massimo due. Poi sempre qui nella descrizione in basso al video trovate il link
anche alla chat reclutamenti se siete un ally che cerca o un player che cerca ally. Ormai raga manca pochissimo, diciamo che siamo ben oltre la metà stagione War, quindi non lo so, non so se siete in tempo, ma se volete cambiare fatelo in frettissima, perché dovete fare 5 War con la nuova alleanza per riuscire a prendere i premi stagione, quindi fatelo ora, subito, oggi massimo domani. Per quanto riguarda il resto, trovate anche il link alla chat Marvel and Friends, se vi piace conoscere nuova gente, far due chiacchiere sul game, confrontarsi e stare bene in amicizia. Se non avete questi mezzi, ovviamente scrivetemi direttamente qui nei commenti al video su YouTube, lasciate un like, condividete come al solito e noi ci rivediamo al prossimo video. Buona lotta a tutti!